Presidentessa è una commedia famosissima, francese, divertentissima, non si faceva a Palermo da 12 anni, noi siamo felici di riportarla perché tra l'altro è attualissima, perché la presidentessa spiega come le donne alla fine siano sempre loro dietro al potere, dietro alle decisioni degli uomini. E quindi ci sono io, che sono il presidente Triconte, che mi ritrovo ad avere un'amante finta, che non volevo e che me ne combinerà di cotte e di crude. L'obiettivo della nostra associazione è sempre quello di portare in scena quei copioni che non sono tanto rappresentati. Recentemente alcuni copioni che noi abbiamo realizzato nel 2000 sono ritornati alla ribalta, vengono replicati più volte, quindi noi li abbiamo messi da parte e ne abbiamo ripescati nuovi. La Presidentessa, appunto, è un testo dell'inizio del 1900, sempre attuale, lo abbiamo riproposto e speriamo di poterlo replicare tante altre volte. Beh, io sono Agata, la moglie di Agostino, il presidente del Tribunale di Napoli, e beh, le mie caratteristiche sono quelle di preferire, come tutti probabilmente, una posizione nel ceto, insomma, più alta, quindi spero che mio marito venga promosso e guadagni una posizione di rilievo a Roma, però per farlo, beh, sono disposta a dare anche me stessa, ma ci riuscirò o non ci riuscirò? Chissà. Io sono Sofia, una cameriera un pochino allegra. Rido sempre perché so cosa succede prima del proprietario dell'appartamento che è il mio padrone. In questa commedia io interpreto Gian Maria Gaudio, il ministro della giustizia, un personaggio che tende ad essere austero, dice di essere la rappresentazione dell'integrità morale. In realtà vedrete che, insomma, non è proprio così. Lui di facciata sembra essere la persona perfetta, quella che immaginiamo essere appunto la persona che raffigura lo Stato. In realtà invece è tutto l'opposto.